Ciao, buongiorno e bentornati o bentornato, se vogliamo darci del tu, a questo nuovo video. Oggi voglio parlarti dell'importanza del lavaggio. Abbiamo fatto un video dedicato al pre-lavaggio nel mondo del detailing, ovvero il pre-wash, quello che viene chiamato così. E invece oggi voglio dedicare questo video al discorso del lavaggio, quindi alla tecnica dei due secchi e perché nel mondo del car detailing esiste questa tecnica che negli anni è stata studiata, inventata e con direi ottimo successo. Qui abbiamo una 500X, l'altro giorno abbiamo fatto gli interni, adesso andremo a lavorare sempre con un diamond wash, quindi non starò a farvi vedere il pre-wash perché per vederlo andate a guardare gli altri video dedicati ai diamond wash. Oggi invece parliamo di lavaggio vero e proprio, con appunto il perché nel mondo del detailing si utilizzano i due secchi, cioè quello vero e proprio per il lavaggio e quello per il risciacquo. Innanzitutto va detto che nel mondo del lavaggio del detailing, appunto, perché si utilizzano i due secchi? Questa, come vedete, è una griglia che si inserisce all'interno del secchio del risciacquo, mentre in quella del lavaggio non c'è nessuna griglia. Qui inserirò acqua calda d'inverno, si può utilizzare anche l'acqua fredda, però l'acqua calda, soprattutto nel periodo invernale, al di là che aiuta molto il discorso delle mani, è anche più utile quando si va a lavorare con il guanto. Mentre nell'altro inserirò semplicemente dell'acqua, anche in questo caso posso utilizzarla calda, ma qui mi serve solo per risciacquare il guanto. E la griglia mi servirà da supporto per sfregare il guanto nel caso il guanto abbia all'interno delle piccole particelle di sporco. Però ricordatevi che vi ho detto che nel pre-wash queste particelle di sporco vengono disancorate grazie alla schiuma. Poi si va a lavorare con un guanto specifico in microfibra. Non sto qui a dirvi le marche perché ognuno può scegliere quello che preferisce. Io ho fatto delle scelte di marchi con cui mi trovo molto bene, che possono essere ADBL, può essere Gion, può essere FX, come in questo caso vi avevo fatto vedere l'altra volta, questo qua, FX Protect, che poi è questo. In altri casi utilizzo comunque sempre guanti in microfibra perché sono veramente, veramente eccezionali sulla lavorazione del lavaggio. Quindi andrò a scegliermi intanto due guanti, anche questo qui della Rug Company è molto buono. Andrò a scegliermi due guanti perché uno lo utilizzerò per le parti basse della macchina, mentre l'altro lo utilizzerò per la parte del restante della macchina. Vado a inserire all'interno di questo secchio l'acqua calda, il nostro shampoo, che può essere a base acida o può essere a base neutra, con la diversità che sulle macchine opache, per esempio, va usato uno shampoo specifico. In questo caso, su questa macchina, per il Diamond Wash della 500X, utilizzerò Tangi, che è uno shampoo a base acida. Aggiungerò poi a questo shampoo la quantità, ripeto, dello shampoo, quindi la diluizione la potete guardare nei tutorial del prodotto. Utilizzerò questo in aggiunta. Che cosa fa questo prodotto? Mi permette di avere più scorrevolezza e densità di schiuma nella parte del secchio dove ho inserito il prodotto, quindi la schiuma rimane di più senza asciugarsi sulla superficie, il guanto è molto più scorrevole e mi permette di lavorare meglio sulla macchina con il guanto. Quindi perché si utilizza, ripeto, la tecnica doppio secchio? Proprio per questo motivo, perché un secchio lo utilizzerò con all'interno lo shampoo e il mio guanto, vado a lavorare sulla macchina, ogni volta che io tolgo il guanto dall'auto, prima di inserirlo all'interno del secchio del lavaggio,
lo risciacquo nel secchio con all'interno la griglia. Questo, ripeto, mi permette di evitare il più possibile di graffiare la macchina, anche se molto ovviamente lo fa il prelavaggio, come vi avevo già spiegato. Adesso andiamo a lavorare, io vi farò vedere solo la parte del lavaggio, quindi del lavaggio col secchio, tutto il resto lo potete vedere negli altri video. Allora, adesso abbiamo là in fondo, là, i due secchi, quello del risciacquo e quello invece dello shampoo. Andrò a inserire Tangi e Bubble Maker. E poi andiamo a vedere insieme la lavorazione vera e propria del lavaggio. Intanto io adesso faccio il prelavaggio, poi fatto quello, nel video guarderemo bene e parleremo del discorso appunto lavaggio tecnica doppio secchio. Voglio ricordarvi che il discorso dei microfibra, cioè del guanto in microfibra, è molto importante. Quindi la pelle di daino che si usava ai tempi, scordatevela, dimenticatela, se ce l'avete buttatela. I microfibra sono in assoluto i panni migliori per lavorare nel mondo del card detailing. E la stessa cosa vale per il guanto del lavaggio. Poi più avanti parleremo anche dell'asciugatura della macchina, ma oggi vi ho detto che parliamo solo ed esclusivamente del lavaggio vero e proprio, lavaggio a mano. Start it up.
Eccoci qua, sulla 500X il lavoro è ultimato, qui abbiamo fatto un detailing interno completo e un diamond wash. Vi ho fatto vedere principalmente il lavoro dell'utilizzo del doppio secchio, quindi dell'utilizzo del lavaggio a mano nel mondo del detailing e del perché appunto ci sono determinati costi. Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Quindi, ricapitolando, tecnica di doppio secchio con il lavaggio, dopo aver effettuato il pre-wash, quindi il prelavaggio, si va a lavorare con guanto in microfibra rigorosamente su tutta l'auto. Non ci sarà più il rischio di graffiarla perché è stato fatto il prelavaggio, ma nel caso ci dovesse essere qualche residuo ancora di sporco, di sassolini, sabbiolina, sapete che la tecnica del doppio secchio serve per quello. Una parte, cioè un secchio contiene shampoo e servirà per lavare la macchina, un secondo secchio per il risciacquo con all'interno la griglia per andare a lavorare con il guanto, quindi a sfregare il guanto sulla griglia per eliminare gli eventuali residui che possono incastrarsi all'interno delle fibre del guanto. Quindi quando andrò poi a lavorare sull'auto non ci sarà il rischio di danneggiarla. Ecco perché si utilizza la tecnica doppio secchio ed ecco perché un lavoro di lavaggio fatto a mano ha dei costi che ovviamente sono totalmente diversi da quelli di un lavaggio automatico, motivo per cui un costo minimo da noi per un wash detailing, ovvero un lavaggio dettagliato, è di 60 euro, quello che noi chiamiamo gold wash. Dopo si passa al diamond wash da 90 euro, come abbiamo fatto su questa e come ho fatto vedere in altri video, e poi c'è il luxury wash da 120 euro. Questi sono i nostri prezzi, più IVA ovviamente, perché le aziende hanno sempre dei costi di gestione e soprattutto di prodotti, che tra l'altro adesso sono anche aumentati, quindi vediamo per quanto tempo ancora riusciamo a mantenere questi prezzi. Io vi ringrazio di avermi seguito anche in questo video. Se avete delle domande potete chiederle nei commenti sotto oppure chiederle attraverso la mail o sui nostri social Instagram e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video per altri dettagli di lavorazione. Ciao!